E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, benvenuti in questo gioco particolarissimo che volevo vedere insieme a voi. Si tratta di Safari Cannon, un gioco molto semplice ma divertentissimo, sviluppato dalla Lighthouse Game Studio. Costa praticamente 2,39 euro sulla piattaforma Steam. Quindi andiamo a vedere subito di cosa si tratta, perché sono veramente veramente curiosissimo. Ed eccoci qua. Già diciamo che la musica è veramente molto evocativa, diciamo così. Ed eccoci qui, siamo praticamente questo simpaticissimo ricercatore e dobbiamo in sostanza cercare di spararlo il più lontano possibile. È molto pericoloso, attenzione, perché qui a parte che riusciamo a vedere tutti gli animali della savana, che per i bambini potrebbe essere veramente una cosa fantastica, ma ci rimbalziamo se capitiamo nel modo giusto sulle spalle, altrimenti, cosa bruttissima prima mi è capitata, possiamo finire dietro un ippopotamo e rimanere incastrati. Noi ci ha fermati la giraffa, ma siamo ben a 896 metri. Vediamo un pochino se riusciamo a superarla questa giraffa. Ecco, forse così ce la facciamo. Attenzione, però abbiamo alzato troppo il tiro, quindi non lo so, siamo a 926 metri. Attenzione, vai, vola. Possiamo fare il flap con le mani per non farlo scendere. Attento, la scimmia, ci ha preso una scimmia. E va bene, 1077, attenzione, mi sa che è un nuovo record, cerchiamo di trovare un'angolazione giusta. Eccola, perfetto, vai! Il nuovo personal best record, signore e signori, assolutamente. Vai sullo struzzo, siamo saltati sullo struzzo. Siamo 1347 metri. Wow, veramente un record assoluto, ragazzi. Riproviamo. Vai, questo sento che è l'angolazione giusta, Sfrutteremo il rimbalzo della scimmia. Proviamo. Su un coccodrillo che ci ha fatto rimbalzare. 400 metri, signori, 500 metri, 600 metri, 700 metri, 800 metri, 900 metri, incredibile, 1000 metri, 1100, usiamo il flap, 1180, vai, vola ancora, abbiamo ancora altro flap con le mani, 1297, ragazzi, qui siamo veramente a livelli stratosferici. Dobbiamo superare, attenzione, lo struzzo che ci guarda molto simpaticamente. Attenzione, va bene così, forse potenza massima. Via! Nuovo record personale, siamo 1400 metri, rimbalzo. Oh, non è la merda, no! Non l'avevo mai vista. No, sotto il bisonte. Il bisonte non ci voleva. 1516 metri, abbiamo un altro tiro, attenzione. Vediamo un attimino dove riusciamo ad arrivare. Angolazione. Vediamo. Così va bene. Allora, massima potenza, ragazzi. Massima potenza. Vedo che ci sono delle cose da prendere. Siamo rimbalzati su un ippopotamo. 1700 metri. 1800 metri, ragazzi. 1900. Il serpente ci ha fatto da molla. Incredibile. 2200 metri. 2300. 2500. Abbiamo sbloccato un achievement. Spur Throw, l'uomo che sa volare. Wow. 1800 1900, attenzione, su una zebra. Siamo rimbalzati ancora 3000 metri. 3000 re, mamma mia. Abbiamo sfruttato il sedere di un ippopotamo.
per rimbalzare ancora 3100, 3200. Vai, ancora non ci fermiamo. Vai, ancora sulla testa del... Oh, il bufalo ci ha fermati. Ma signori e signori, record assoluto da 1347 metri, che era l'ultimo record di Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Riesce a praziare veramente, a mettere un record che secondo me è quantomeno italiano, europeo, forse mondiale. 3276 metri. Pazzesco, pazzesco, veramente. Riproviamo. Ah, la difficoltà aumenta, perché adesso c'era un volatile. Attenzione, speriamo di non sbattere nel condor. Ecco, ci siamo, Vai! Perfetto, lancio perfetto. Vediamo un po' se siamo fortunati. Grandissimo. Schiena del coccodrillo, coda del coccodrillo, rimbalzato. Siamo a 300-400 metri. Attenzione, 500 metri. Vai, vai ancora. No, 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 600 metri. Vabbè, vabbè, vabbè. Niente male, ragazzi. Allora, vediamo un po' se l'angolazione ci può essere d'aiuto. Vai, ottima cannonata. 600 metri, 700 metri. Vai, vai. No, accidenti. No, il culo, no, nel... Per un pelo, ragazzi, non dico altro, Prima mi è andata molto, molto peggio. Ok, ci siamo. Vai, 800 metri, ragazzi, 900 metri. Comunque sono cifre stratosferiche. E no, la scimmia. No, ci appunto anche. Come si chiama il quell'animale particolarissimo con le punte? Siamo arrivati a 1073. Non è il massimo, però è sbagliato il nostro record. No, no! Abbiamo sbagliato, ragazzi. Siamo stati catturati da un condor. Cos'è quello? No, l'avvoltoio, scusate. Un avvoltoio ci ha presi e scaraventati a terra. Attenzione, attenzione. Vediamo un attimino. Vai! Questa dovrebbe essere l'angolazione molto veloce, molto giusta. Buono, abbiamo preso il coccodrillo che ci fa rimbalzare verso l'alto, verso il cielo, verso l'infinito. Siamo a 500 metri quasi. 500 metri, benissimo. Siamo... No, la scimmia, lasciami, scimmia maledetta. No, nella cacca, no, per un pelo. Siamo finiti, abbiamo evitato degli escrementi di un elefante, credo. Simpaticissimo questo gioco, veramente. 700 metri, no, su un elefante. Siamo rimbalzati su un elefante, siamo a 800, 900 metri, benissimo. Benissimo, siamo a 1000 metri. Ah, abbiamo finito i flap, non possiamo battere le mani. La scimmia cattivissima ci ha presi nuovamente. E questa volta, ragazzi, va bene, volevo semplicemente portarvi questo gioco, che è un gioco veramente molto 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 particolare, molto semplice, molto divertente, per passare un po' di tempo magari in compagnia degli amici e sfidarli, insomma, e andare il più avanti possibile, raggiungere distanze più distanze possibili per vincere, insomma. Ragazzi, Safari Cannon lo trovate sulla piattaforma Steam, sviluppato dalla Lighthouse Game Studio, che fa anche da publisher, e la cifra è veramente irrisoria, 2,39 euro. Se siete interessati a giochi particolari, divertenti, semplici, 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 potete investire e divertirvi con questo gioco. Con questo è veramente tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao ciao, ragazzi, alla prossima.